Ciao, oggi parliamo del Pantone 2024. Lo conosci già? Lo hanno definito un tocco di dolcezza nel mondo del make-up. Scopriamo insieme perché. Per prima cosa, idratiamo bene la pelle. Continuo sempre a ricordare quanto sia importante la crema sia prima di applicare il fondotinta VOR Makeup, sia nel momento in cui estraiamo la quantità come ti mostro, esattamente la parte della metà della palette per ottenere una perla. Aggiungiamo un po' di crema, misceliamo e con il pennello procediamo dai lati, senza prendere tutto il prodotto insieme, e incominciamo a delicatamente passare il fondotinta su ogni parte. Guardate la differenza. E adesso completiamo anche dall'altra parte. Qualche altro piccolo ritocco e la pelle è molto lucida, perfetta. Facciamo asciugare qualche secondo e senza bisogno di arrivare in Cina. Osservate quanto il fondotinta VOR Makeup trasudi veramente pochissimo, io ho una pelle grassa. E proseguiamo con l'applicazione del neutralizzatore Avia Scorrettore Special Yellow di VOR Makeup, un giallo illuminante che possiamo andare ad applicare su tutte le zone di depressione, in maniera tale poi da illuminare il volto. Unitamente aggiungeremo un natural shade 2 per il nostro contouring, posizionandolo esattamente come sto facendo. Dipendentemente dalla forma del viso, nel mio caso anche un po' sull'ovale e nel perimetro della mascella, massaggiamo tutto il prodotto in questa maniera e passiamo gli ombretti. Oggi ho scelto paprika e shiny gold copper. Iniziamo con paprika e lo stendiamo su tutta la palpebra mobile. Ricordatevi la pigmentazione VOR Makeup, che comunque è una grande pigmentazione. Ecco qua. Aggiungiamo adesso una matita numero 3, che è un marrone caldo, in questa maniera. E ripetiamo dall'altra parte. Adesso aggiungiamo matita numero 7 brown e la mettiamo nella waterline e la proviamo anche a riscaldare per creare un effetto di scuro con un nostro pennello da blending solo ed esclusivamente nella parte finale. Adesso procediamo con il mascara. Ancora qualche ritocco di sfumatura nella parte di sotto. Così. Anche dall'altra parte, in maniera tale da completare sia sopra che sotto. E procediamo adesso con le nostre sopracciglia, che sono veramente molto importanti. Procedo nel segmento che parte fino al punto dell'altezza, andando ad ingrandire e seguendo la mia arcata orbicolare, in maniera tale da alzare e riempire il sopracciglio, proprio in questa maniera. Ripeto dall'altra parte, il risultato mi sembra ottimale. Adesso posiziono il nostro iconico creme caramel sia all'interno dell'occhio e procedo con blush e art per illuminare sopra i blush che andrò a definire poi da mettere, che in questo caso sarà i mauve e peach insieme, che ci regalano proprio questa colorazione che clicchiamo tantissimo il Peach Fuzz. Per le labbra utilizzo matita 1 natural, faccio tutto il bordo completo. Congiungo, riempio con Candy Lip Locker numero 6, bellissimo, mi piace. Ridefinisco le labbra, un tocco ai capelli e voilà! Siamo pronti? Vi è piaciuto Peach Fuzz? Messi, molto. Che dite? Lo ripetiamo? Vi aspetto!